Sono un pedagogista con abilitazione anche alla professione di psicologo. Dopo aver conseguito un master ABA, svolgo anche la professione di supervisore. Il supervisore consiste nella valutazione e nell'analisi funzionale dei bambini e dei ragazzi con autismo, attraverso le quali appunto stabilire quelli che sono dei programmi educativi da far portare avanti sia nell'ambito familiare, quindi domestico, che nell'ambito scolastico ed extrascolastico. Quindi mi rapporto con più figure, insegnanti, genitori, educatori socio-pedagogici, educatori professionali sanitari e terapisti occupazionali e terapisti ABA, come con logopedisti o neuropsicomotricisti. Perché? Perché l'analisi applicata del comportamento deve poi poter svolgersi attraverso il raccordo di tutte le figure che potenzialmente lavorano con il ragazzo o con il bambino con autismo. Nella maggior parte dei casi le famiglie arrivano a me e a noi professionisti dell'ABA attraverso il passaparola, perché c'è ancora un pregiudizio su questa scienza applicata e si tende soprattutto a indirizzare il genitore, a indirizzare la famiglia su quelle che sono gli interventi standard come logopedia e neuropsicomotricità e basta. Invece, nonostante che le linee nazionali indicano fra tanti interventi, anche l'ABA purtroppo resta una sorta di pregiudizio ideologico che negli ultimi tempi sta un po' venendo meno, ma che ancora resiste. Quello che mi sento ripetere spesso è che nel momento in cui i genitori hanno una diagnosi del loro figlio di disturbo dello spettro dell'autismo, trovano difficoltà nell'essere indirizzati da parte di quelli che sono i canali istituzionali, quindi dal segretariato sociale, servizio sociale, piuttosto che anche da altri servizi più, diciamo, istituzionali. Poi da lì che tipo di rapporto si crea con la sua figura? Ora, siccome l'intervento si sviluppa maggiormente negli ambienti di vita del bambino, quindi la scuola, la casa, il parco giochi, la spiaggia, piuttosto che ad esempio la palestra per chi fa attività di questo tipo, si crea un rapporto, diciamo, di reciproca fiducia. Nel momento in cui però, ecco, le famiglie iniziano a vedere dei progressi. Iniziamo anche in maniera impropria a diventare referenti anche per altre problematiche, altre situazioni di cui magari dovrebbero essere più titolati e titolari i medici e i medici pediatri. E quindi noi cerchiamo di rimandarli direttamente ai pediatri di riferimento, e questa è un'altra criticità che si rileva, che spesso, ma non sempre, il rapporto che c'è fra un bambino autistico e la famiglia di un bambino autistico e il pediatra è un rapporto ancora un po' labile sotto certi aspetti, perché c'è questa presenza, l'autismo, che porta ad alzare un po' delle barriere. Infatti si sta cercando negli ultimi tempi di sensibilizzare e anche formare a un lavoro di rete i pediatri con noi, professionisti comportamentali, con psicologi e con pedagogisti che lavorano nel settore dell'autismo. Quale può essere un percorso, con la sua figura e quali potrebbero essere i progressi di cui parlava prima e che si aspettano magari i genitori? Allora, innanzitutto noi cerchiamo di individuare quelle che sono le risorse del bambino e le abilità del bambino, quindi risorse in termini di abilità del bambino, che possono essere funzionali alla crescita del bambino, quindi agli apprendimenti sociali, comunicativi, relazionali, ma anche accademici. E individuare attraverso l'analisi funzionale quelle che sono invece le abilità disfunzionali e i comportamenti problematici, che
capendo nella natura. E il nostro lavoro consiste nell'aumentare la frequenza e la durata dei comportamenti funzionali, insegnandone anche di nuovi, e diminuire fino a far sparire i comportamenti problematici e disfunzionali. È possibile questo? Possono sparire questi comportamenti? Allora, dalla mia esperienza ci sono i comportamenti problematici e i comportamenti disfunzionali X possono sparire. Ovviamente nel tempo tenderanno a emergere nuovi comportamenti problematici, nuovi comportamenti disfunzionali, ma almeno dalla mia esperienza ho visto che non hanno più la stessa intensità o durata nel tempo di quelli precedenti. Quindi possiamo dire anche che se si presentano dei nuovi comportamenti disfunzionali sono magari meno gravi, meno impattanti rispetto a quelli che sono stati curati attraverso questo percorso? Più che altro le persone, che l'ambiente quindi del bambino, del ragazzo, hanno acquisito nel frattempo gli strumenti di risposta all'emergere dei comportamenti, di nuovi comportamenti problematici o disfunzionali, e quindi tendono a rispondere meglio rispetto a prima. Diciamo subito che l'autismo non si cura, non è che sparisce, e quindi il soggetto autistico ha anche il diritto di vivere il suo autismo e quindi mettere in conto che nel tempo possono emergere o riemergere dei comportamenti disfunzionali. Per quanto riguarda i percorsi ad personam, immagino che non sia possibile definire un percorso tipo, ma trattandosi appunto di spettro dell'autismo, ogni percorso sarà differente a seconda del ragazzo o della ragazza che si presenta. Esatto, ecco perché l'importanza della figura di un supervisore che affianchi e supervisioni appunto il lavoro dei terapisti, degli educatori, eccetera, proprio perché si tratta di disegnare il piano di intervento educativo e anche non solo educativo sanitario, ma anche socio-educativo in base alle caratteristiche del bambino. E come diceva, parlando di spettro dell'autismo, ogni bambino, ogni ragazzo è un soggetto a sé, con delle proprie priorità nell'apprendimento e delle proprie caratteristiche di apprendimento di ciò che noi possiamo insegnargli e vogliamo insegnargli. Ci sono dei casi, degli episodi, dei comportamenti particolari che le sono rimasti impressi o comunque che riscontra più frequentemente? Più frequentemente riscontro comportamenti aggressivi con funzione di richiesta di attenzione o richiesta di accesso a oggetti, a giocattoli, perché la maggior parte dei bambini non hanno sviluppato per apprendimento naturale, diciamo, l'abilità comunicativa nel richiedere oggetti o nel richiedere l'attenzione da parte delle altre persone, oppure del richiedere lo stop a determinate attività che vengono iniziate con loro, per cui emettono dei comportamenti anche aggressivi o autoaggressivi, diciamo così, in maniera comprensibile per tutti, per appunto comunicare questo loro desiderio, queste loro richieste. E ovviamente nel momento in cui si insegna loro un sistema di comunicazione alternativo, questi comportamenti tendono a diminuire. Nella mia esperienza ho seguito ragazzi che ad esempio avevano bisogno, non prescritti da me, consigliati da me, ma prescritti da medici, avevano bisogno di indossare il casco perché davano testate ogni volta che volevano fuggire da una situazione o richiedere l'attenzione, non sapendo esprimersi in maniera funzionale, iniziavano a dare delle testate, e ovviamente il fatto che poi gli venivano dati determinate attenzioni o determinati oggetti o determinati stimoli non faceva altro che rinforzare il comportamento appunto autolesionista, chiamiamolo così. Con l'intervento comportamentale siamo riusciti a togliere il casco.
ci è voluto un po' di tempo, però siamo riusciti a diminuire determinati comportamenti proprio perché abbiamo affiancato ai vari interventi di gestione comportamentale, abbiamo affiancato l'insegnamento di comunicazioni, di modalità comunicative alternative. Ecco, magari lei ci sta raccontando appunto un caso in cui è necessario un esempio in cui ecco, è necessario istituire un metodo di comunicazione alternativa per acquietare diciamo un atteggiamento particolarmente aggressivo. Secondo lei le è capitato di riscontrare la necessità appunto di una comunicazione alternativa anche per quelli che sono, non so, semplici contatti umani che magari per noi sono normalissimi e per questi ragazzi sono più incomprensibili? Mi vengono in mente le convenzioni sociali, un buongiorno, un offrire un caffè, cose che per noi sono semplici, anche queste necessitano di una comunicazione alternativa per questi ragazzi? Queste abilità sono delle catene comportamentali essenzialmente, perché il bambino, come ogni bambino anche a sviluppo neurotipico, rispondere a un saluto o salutare è un apprendimento che è un po' lungo nel tempo, mediamente lungo. I bambini devono iniziare da subito a esprimere le loro richieste. Successivamente, attraverso modalità di insegnamento che riassumo nel termine contratti comportamentali, è possibile insegnare loro anche queste forme convenzionali dello stare in società, quindi a rispondere ai saluti o a salutare. Però sono percorsi che necessitano di training particolari. Appunto si focalizzano molto sui contratti comportamentali, però prima di arrivare al contratto comportamentale bisogna che il bambino, che si crei appunto quel feeling e che il bambino abbia appreso tutti i prerequisiti. Innanzitutto deve insegnare ad esprimere le proprie necessità, le proprie richieste. Invece a livello scolastico cosa bisognerebbe? Allora, a livello scolastico bisognerebbe che la scuola diventi veramente il centro della comunità in cui è inserita. Tornare a parlare di comunità educante avendo al centro la scuola. La scuola che non è solo non è solo il luogo in cui si trasmette il sapere, ma è anche il luogo in cui si fa il sapere per la comunità locale in cui si è inserito. Per questo l'importante secondo me nella scuola è innanzitutto l'apertura verso l'esterno e verso le altre professionalità, perché oggi purtroppo, io guardo al nostro territorio, ogni classe, non ogni istituto, ogni classe ha un bambino con bisogni educativi speciali o con autismo o con altri bisogni educativi speciali. Quindi è fondamentale innanzitutto una formazione continua con le risorse territoriali. È un'informazione e formazione continua degli insegnanti, degli educatori scolastici, che ancora vengono chiamati assistenti educativi, ma che sono dei professionisti, la maggior parte sono psicologi o educatori. Aprirsi come sistema scuola a quelle che sono le realtà educative altre, e nel caso dei bambini con autismo, le realtà terapeutiche del territorio. È fondamentale, altrimenti continueremo a lavorare per compartimenti stagni. Devo dire che negli ultimi anni, non tutte, ma la maggior parte degli istituti comprensivi della Val Vibrata si muovono su questa strada.